Questo è Aquecure, un puro sangue inglese che ha vinto una bella cifra per il suo proprietario. Dopo è stato venduto e ha fatto la classica carriera dell'ex corsista. Maneggio, passeggiate, ipoterapia. È arrivato da noi, sul sito si vede bene, con 150 kg in meno, con una... questo l'abbiamo inventato noi, perché questo era tutto sangue aperto. Cavallo che, dove ha il pelo bianco, si brucia del sole e dopo si spacca la pelle. Lui quando è arrivato io ero convinto eutanasia, non ce la faceva, lui ha grandi problemi, gambe eccetera eccetera, ma con l'aiuto del veterinario, osteopata eccetera, Aquecure ha preso un sacco di chili, vero? E ha preso la voglia di vivere, secondo me, veramente. Lui è in grande amicizia con Billy, che è un altro disabile o diversamente abile. Secondo me hanno una qualità di vita e vivono bene. È vero che non fanno niente, ma le hanno già fatto tanto, secondo me. Male, sì. Mm. Sì, è molto comune. Perché diciamo la mentalità di questo cavallo che mi ha dato così tanto, me lo devo curare, me lo devo. Sono responsabile io per la sua anzianità. Purtroppo ci sono pochissime persone con questa idea. Questo è Galileo, il mio Galileo. Adesso Galileo ha 12 anni, è arrivato da noi, aveva 24 ore, che è morto la mamma di emorragia interna, e mi hanno chiamato a chiedermi che volevo provare di salvarla. E ha preso il biberon ogni 3 ore. È stato bellissimo lui, tutto orecchi. E lui ha... convinto di essere un essere umano, non ha tanta idea che è un asinello. E 5 anni fa è arrivata una sua amica, la Palmira, e la prima volta che in vita sua ha visto un asinello, lui, Palmira, e lui vive, dove c'è la Carmelina? Carmelina? Carmelina, ecco, la capretta, quella vecchia sotto, che l'ho preso il giorno dopo che è arrivato lui perché era troppo triste. L'unico animale che l'ho mai comperato in vita mia perché serviva compagnia per lui. Quindi abbiamo 2 asinelli, 3 caprette, 23 cavalli, di quali 16 del rifugio. E abbiamo sempre bisogno di volontariati, sempre bisogno di persone che vogliono dare una mano. Perché la mia idea è di dare a ogni cavallo una sua persona che almeno 1 o 2 volte alla settimana la spazzola, la porta fuori a mangiare un po' di erba, la dà il contatto sociale che manca nel momento che non vengono più utilizzati. Che loro sono tutti domesticati, sono tutti abituati all'essere umano e abituati a essere gestiti. Allora per me è un cavallo che ha avuto una carriera, una vita con un essere umano che viene scartato, è molto triste per l'animale di sentirsi inutile, di sentirsi lasciato lì senza fare niente, vero?